Konnichiwa, cari Giappolovers, e benvenuti tutti quanti voi qui nel canale. Sono sempre GiappoGamer e benvenuti quest'oggi qui su Bloodstained Ritual Night per continuare questa avventura. Anzi, in realtà siamo giunti al gran finale di questo Bloodstained Ritual Night. Siamo giunti all'ultimo episodio, episodio numero 31 della serie. Come finirà questo Bloodstained? Riuscirà Miriam a battere il boss Gebel dentro al castello, insomma, che padroneggia tutto il castello, che governa tutto il castello e tutte le orde demoniache? Ci riuscirà Miriam? Staremo a vedere. Per il momento vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. E allora, buona visione a tutti quanti voi di questo nuovo appuntamento finale di Bloodstained Ritual of the Night. Ok, bene, eccoci qui, Giappolovers, nella stanza di salvataggio. Poi sopra, se notate sulla destra la mappa, c'è anche la stanza per tornare fondamentalmente alla base. Però sto vedendo le statistiche, cioè, cazzo ragazzi, sono arrivato a 15 ore di gioco in questo videogame, non mi sarei mai aspettato. Allora, andare a sindacare una porta, che è una porta alquanto probabilmente malefica. Eccola là. Qua ci sono queste. Vai, amica. Attacca. Ma uno. E beccati questo qua. 52. Tutte e due all'unisono. E crepate. Beh, vabbè, magari troppo esagerato. Vabbè, vediamo un po'. Serve una chiave del milionario? Porca miseria, che spiava rendo sta chiave milionario? Vabbè, allora, come ho detto, andiamo più su. E attacca, attacca là, attacca lì. Vabbè, cioè, ah, vediamo un po' più su. E becca di questo. Sì. E vattene via, allora. Che ridi. E attacca, attacca. E becca di questo, vai, crepa, va, oh. E fatti beccare. Ma che ti ridi? E becca di questo. E becca di quest'altro, e crepa. Allora, su, ho capito, non si può andare. Si può andare qua a sinistra. Ah, ci sta il quadro. Ok. Ah, ci possiamo sedere a mirare il quadro. Ma non attacca al quadro. Poi che caspita è? Mamma mia, quanto sei brutto. Porca la miseria. Vabbè, vediamo poi se sta qua la chiave. Acconciatura. No, qua non c'è nessuna sala bonus. Vediamo un po' di qua chi c'è. Ci sono le pistole. Che è sto vento? Qua non ci sta niente. Lassù no. Per forza di qua allora. Mamma mia, che posto. Tocca saper di qua. Vediamo un po', sta caricando. Vediamo un po'. Oh, cavolo. Scusate. Gebel dice: perché ci hai messo tanto? Ora che hai assaggiato la potenza di così tanti frammenti, dovresti essere pronto a unirti a me. Porca la miseria, ragazzi. Ma guarda che nuvola, che luna là dietro. Porca miseria. Ti sbagli, sono qui per mantenere la promessa che ti ho fatto e nient'altro. Quale promessa?
Quindi l'hai davvero dimenticata? Dice, ti ho giurato che ti avrei fermato se il tuo potere di Sharbinder si fosse manifestato di nuovo contro la tua volontà. Tu hai giurato che avresti fatto la stessa cosa per me. Dice, ma per favore pensi che stia esercitando questo potere contro la mia volontà? Dice, sì, lo so, dal nostro incontro sul galeone c'è stato un momento in cui ho visto un barlume del vero Gebel sotto tutto quell'odio. Dice, sciocchezza, ho sentito abbastanza. Se mi vuoi fermare dovrei farlo con la forza. Eccala, Gebel boss fight, direi. Eccala. Liscio. Liscio. Vai, pecca di questo qui. E... dov'hai? Dov'hai? E becca di questo qua. Vai, fatina. Contribuisci pure te. E becca di questo qui. Vai, becca di questo qui. Vai. Ancora, ancora. No, 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 caspita, ci ha beccato. No, no, no. Buoni tutti, buoni tutti. Inventario. Pozione maggiore. E... ok, un'altra pozione maggiore. Vediamo un po'. Non mi tridate, sciogli pietra, stele, elisir della fata. No, eh. Olio, zenzero. Porca la miseria, porca lato. Nemmeno quello, il mitril, no, vabbè. Lacrima di strega. Vabbè, vediamo un po', qualche piatto non ce l'abbiamo. Riso, zucchero. No, 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 bastardo, no, no, no. Lasciaci via. E che cazzo, becca di questo qui, così, così. Mortacci tua. Sì, sì, fatto fuori. Trofeo guadagnato. Senza esitazione, vai così, vai così. Perdonami, Gebel. Hai fatto la cosa giusta, Miriam. E ringrazia pure. Porca la miseria. Abbiamo fatto fuori Gebel alla prima botta, porca la miseria. Oddio, che è finito sul serio? Dice, è finita? Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo fermato Gebel. Ma il castello è ancora lì, giustamente. I demoni, giustamente, Miriam c'ha ragione. Porca la miseria. Sì, ma di quello possono occuparsene Dominique e la chiesa. Dici? Ho un brutto presentimento. Dice, cosa vorresti fare? Ormai non è più nelle nostre mani. Forse, ma... porca la miseria!
Game over. Game over. E finisce così. Ma non ci voglio credere. Sta caricando, cavolo. Porca la miseria. Porca la miseria, non ci posso credere. Mamma mia, vediamo un po' dove... dove ci porterà tutto questo. Ah, ci porta direttamente qui al... alla schermata principale, ragazzi. Mamma mia, che dirvi. Beh, è stata insomma una bella avventura questo Bloodstained Ritual Night. Dopo 15 ore circa, insomma 15 ore e 20, forse 30, insomma, sono riuscito a terminarlo. E vabbè ragazzi, insomma, abbiamo fatto fuori Kebel, quindi bene così. E che dirvi, insomma, a me mi è praticamente piaciuto questo Bloodstained Ritual Night di Koji Igarashi. Vi ricordo insomma un bravo game designer giapponese, ovviamente. L'unica, ecco, se vogliamo forse trovare appunto il classico pelo nell'uovo, e forse magari, ecco, il fatto che magari il personaggio andava a sbattere, cioè c'è un problema grafico, diciamo, che appunto Miriam andava insomma contro, insomma, i muri non sono proprio muri, ecco, insomma, non è che magari una spada contro un muro si gli andasse contro, ma invece penetrava proprio nel muro. Insomma, quindi comunque un errore grafico, direi, insomma, non è che dà fastidio particolarmente al gameplay. Però ecco, forse ecco quello lì, perché comunque insomma la storia è abbastanza avvincente, gameplay abbastanza, insomma, fatto bene, un buon gameplay. E che dirvi, insomma, dai, veramente, se dovessi dare un giudizio, gli do un 7 pieno a questo Bloodstained Ritual Night. E vabbè ragazzi, è andata così, insomma, è andato in game over così, abbiamo fermato Gabel. E va bene, insomma, poi non so se c'erano altri boss fight, altri personaggi da far fuori, sinceramente non lo so, però è andata così, insomma. Quindi io vi ringrazio per aver seguito. Vediamo poi se ci sono i credit in tutto questo qui, perché il sabotaggio è in corso. Non so cosa, se ha sbloccato qualche altra attività. Non so se magari potrei portare dei episodi bonus, i classici miei episodi bonus. No, configurazione, volume, grafica, altri, lingua del doppiaggio, lingua scritta per fortuna in inglese. Beh, ci sono comunque modalità extra, come modalità attacco al boss, modalità corsa addirittura, modalità randomizzatore, modalità vendetta boss, addirittura modalità classica. Magari potrei fare una modalità forse attacco al boss, magari devo un attimo vedere di portare magari un, magari qualche episodio bonus. Chi lo sa, chi lo sa, insomma. Beh, comunque, insomma, bene così per quanto riguarda questo Bloodstained. Io, cari giapponovers, vi ringrazio di tutto quanto. E mi raccomando, insomma, seguitemi ovviamente nei prossimi episodi per quanto riguarda gli altri, tutti gli altri videogiochi. Per quanto riguarda questo episodio, ovviamente termina qui, questa serie termina qui. Spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi più like possibile, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici in lungo e largo, seguitemi nei vari social, poi come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi aspetto anche nel canale, mi raccomando iscrivetevi se non lo siete, attivate la campanella per rimanere aggiornati in mezz'ora di video, episodi sul gaming giapponese, a volte anche non, con uscita quotidiana dei video. E infine ricordo anche il mio blog su WordPress, dove di tanto in tanto scrivo news e recensioni varie sui giochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete seguire al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappolovers, dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Vi ringrazio di aver seguito questo Bloodstained Ritual Night. Matane e i prossimi video sul mio canale.